Sindaco, la stagione è alle porte, parliamo naturalmente della stagione estiva, si ripartirà quest'anno con più impegno rispetto al solito? Sicuramente le aspettative sono buone, sono rosee alla luce dei dati che fortunatamente non sono quelli dello scorso anno, quindi ci auguriamo che anche questo anno la stagione estiva possa essere importante per il nostro territorio, ancor più di quella che lo è stata l'anno scorso, quando diciamo che la stagione è partita in ritardo, è partita già da metà di luglio. Quest'anno invece i presupposti sono molto migliori, perché già da adesso gli alberghi, le strutture alberghiere stanno ricevendo prenotazioni, e speriamo che tutto questo possa, insomma, far presagire a un qualcosa di, appunto, di importante per il nostro turismo, che è il traino non soltanto della nostra Montesilvano, ma un po' di tutto il territorio della provincia di Pescara e della regione. Forse le chiedo troppo, Sindaco, si può fare già una stima, una previsione di quello che sarà? Ma dipende, a livello di presenze? A livello di presenze io mi auguro che, come lo scorso anno, si possano riempire già tutte le strutture alberghiere, e questo sarebbe una gran bella cosa per, non soltanto per Montesilvano, e soprattutto che questo possa avvenire già dai primi mesi, dei primi giorni di giugno. E ci sono delle manifestazioni sportive all'orizzonte qui a Montesilvano che hanno già dato una previsione, insomma, in termini di presenze importanti, sono un veicolo affinché la nostra Montesilvano abbia delle presenze già in quel periodo. Ma non soltanto da questo punto di vista, ci aspettiamo che insomma, famiglie e turisti provenienti da fuori regione possano raggiungere la nostra città, come del resto è stato lo scorso anno.